Ben ritrovati cari amici da Stile Orso, è venuto il momento di mettere a confronto un po' queste gigantesse di casa Ginao. Sì, perché da quando ho pubblicato il video della Ginao 90-19 sono state parecchie le richieste che mi avete fatto di confronto con la X159. Io ho lasciato passare un pochino di tempo, l'ho provata questa Ginao, pulita, ricaricata sempre con lo stesso inchiostro perché mi piace molto. E quindi sono qui per darvi qualche informazione un pochino più dettagliata di confronto tra le due penne. E quindi eccole qua, visivamente come lo vede, come vedete, da chiuse la lunghezza è la simile, è identica. E quindi andiamo un po' a buttare giù qualche confronto dimensionale. Allora, qua mettiamo la nostra 90-19, vi confermo, scrivo benissimo. E qua mettiamo la nostra X159. Allora, il peso è la prima grande differenza, perché questa penna, la 30, la 90-19 pesa 32 grammi, mentre la X159 ne pesa 28. Questi sono dati desunti con la mia bilancina, non certo di altissima precisione, quindi diciamo suscettibili di un errore. Di un errore minimo, insomma, ma c'è. Poi il peso del cappuccio, ecco qui dove c'è la prima grande, insomma, piccola differenza, perché il cappuccio della 90-19 pesa 12 grammi, mentre il peso della X, il cappuccio della 159 è 11 grammi. Vedete, dove è un grammo addirittura di differenza? Sì, però ve lo faccio vedere anche visivamente, come praticamente il cappuccio della X159 si riesca quasi a mangiare della 90-19 si riesca quasi a mangiare quello della X159, quindi ecco spiegato il peso in più. Poi la lunghezza da chiusa è identica, quindi la lunghezza quando la penna diciamo è chiusa come avete visto prima è identica e siamo sui 149 mm identici. Analogamente aperte. La lunghezza è la stessa e siamo intorno ai 131 mm. Dov'è che cambia un po' la cosa? Cambia se andiamo a calzarla. Vi faccio vedere. Questa è la 90-19 calzata. Questa è la X159 calzata. Ricordiamo, monta lo stesso gruppo scrittura. Vedete la differenza? Infatti la lunghezza calzata è, diciamo, sensibilmente differente perché per la 90-19 raggiunge quasi 17 cm, a mio avviso si ferma sui 169 mm, mentre per la X159 siamo a circa 164 mm. Un'altra grande tra virgolette, differenza è il diametro della sezione, dove su questa 90-19 si vede anche visivamente è più importante. Siamo anche qua intorno al centimetro 1,65 centimetri, mentre invece per la X159 siamo intorno agli 1,52 centimetri. Quindi la sensazione è quella un po' di tenere in mano un pennarellone. Ma quale preferisco tra le due? Allora, le differenze non sono poi tantissime. Sicuramente vince la 90-19 per quanto riguarda il converter, quindi lo metto da questa parte perché il converter è un plus per la 90-19. La X159 vince per maneggevolezza. Vince la X159. Perché il diametro di questa sezione, un po' più contenuto, forse alla fine può accontentare più mani rispetto a queste. Anche se poi magari per me a gusto personale l'idea di maneggiare questo pennarellone, ecco, non mi dispiace affatto. Ma a questo punto la domanda potrebbe
potrebbe essere. Sì, ci hai detto che il pennino è gli stessi. Si possono cambiare? Sì, perché basta svitare. Adesso questa era un pochino sporca, non so perché, ma i gruppi scrittura vengono via. Ecco qua. Personalmente, come tratto per questi pennini numero 8 della Ginao, trovo che il più equilibrato sia l'F. Quindi, se vi piace di più la 90-19, prendetela con l'F, perché l'M potrebbe essere un po' troppo generoso. Dipende un po' sempre cosa state cercando. Se state cercando la scorrevolezza assoluta, meglio l'M. Però, secondo me, questi F coniugano in maniera ottimale un buon flusso con una precisione di tratto. Però, come vi dicevo, il converter è decisamente superiore a quello della 90-19, che adesso vediamo vicini. È decisamente, decisamente più grande. Vedete? Proprio anche come, soprattutto come sezione, ma anche come lunghezza. Infatti non sono sicuro, no, dovrebbe starci anche all'interno. Facciamo una Frankenpen? No, vedete, non si riesce a fare la Frankenpen. Niente, come l'ho detto, niente Frankenpen. Potete scambiare i pennini, ma non i converter. Bene, che dire, questo piccolo video di confronto spero vi sia piaciuto, vi sia interessato. Ecco, a livello di clip non abbiamo detto, mi sono dimenticato di dire una cosa: qual è la clip fatta meglio? Allora, come design a me piace più questa della 90-19, perché mi piace Pilot, e quindi clip vi metto che mi piace più la 90-19. A livello di elasticità, devo dire che neanche questa è eccessivamente rigida, quindi anzi, forse leggermente più rigida questa. La veretta. Anche qui la mia predilezione va su questa della 90-19, perché mi pare un po' più, tra virgolette, lavorata. Bene, cari amici, vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, vi invito soprattutto a commentare. Fatemi sapere quale delle due gigantesse preferite, qual è la vostra preferita, se ne avete qualcuna, come vi ci trovate, qual è il vostro pennino preferito. Da parte mia un abbraccio e alla prossima, da Stilorso.